Siamo con Mark Sadler che ci spiega cosa ha disegnato per Kerasan, questo nuovo sistema per il bagno in cui finalmente vediamo anche del colore che fa parte appunto di questo ambiente. Sì, diciamo questa è un percorso B di un progetto a pixel bianchi che permettono a un buon progettista di utilizzare questi tasselli per fare delle variabili. Oggi qui proponiamo il colore assieme poi a dei mobili e delle soluzioni di illuminazione che poi non abbiamo allacciato purtroppo qui, ma io vorrei poter fare con la ceramica un po' quello che si faceva negli anni 70-60 e anche 50, diciamo il bel bagno della mia nonna dove c'era quella vasca gigantesca, il portasapone eccetera. Io non voglio tornare indietro, ma voglio utilizzare questo savoir-faire che è veramente unico in Italia nel fare le cose difficili con un'atmosfera e una superficie unica al mondo. Questo dunque è già un primo esercizio. Ci parlavi prima dell'attenzione che le aziende di oggi riportano al rapporto tra designer e produzione, quindi tra il disegno che tu hai preparato per loro e quello che poi è stato il prodotto finito. Come si è concretizzato? Diciamo è un'opportunità e un challenge. Per me un'azienda comunque oggi, se guardiamo i numeri, è relativamente piccola in confronto a grossi giganti della ceramica, però io l'ho considerato come un'opportunità professionale. Il fatto di poter utilizzare al meglio questo know-how e portarlo con successo al mercato, che il mercato poi ti riconosca che siamo assieme capaci di girare una pagina, dovrebbe essere poi una grossa soddisfazione per tutti. Questo materiale, un materiale come la ceramica, quali pensi possano essere i suoi sviluppi futuri, se ci sono delle strade che non sono ancora state percorse o se siamo arrivati un po' a un punto limite anche per le prestazioni che può avere nell'arredo bagno piuttosto che in altre applicazioni? La ceramica, se non volevo fare il sapientino, ma è nata nel mondo del bagno perché è un materiale che porta la vetrificazione al meglio, dunque la non aderenza di materie, di sporco, eccetera. Il fatto di riuscire nel futuro a metterne meno, perché comunque è costosa e lenta da produrre, eccetera, sarebbe un po' una meta. Questo vuol dire che bisogna saperlo fare bene e dall'altro lato compensare con delle altre materie, delle altre funzioni che possono essere le funzioni del futuro o le materie del futuro, senza limiti. La materia è bellissima perché ha una forte emozione, è un po' fredda, però non sempre, a seconda dei trattamenti che le si fa. Di nuovo, saperla plasmare al meglio sia dalla parte del progettista che poi del realizzatore è un po' come nella moda. Fare un bel maglione di cashmere in Italia lo fai molto bene, se devi andare in Oriente fai un altro cashmere che è meno bello, ha meno fili, non ha questa mano. Io è un po' quello che cerco di trovare e di fare bene in Italia con le belle aziende italiane.